20 kg di eroina non sono poca cosa, per di più in un colpo solo. A rinvenirli, dopo il lungo pedinamento di un individuo di origine straniera in una zona isolata alle porte di Padova, gli agenti della squadra mobile Euganea, con l'imprescindibile contributo di Cedric, un irresistibile pastore tedesco maschio di 9 anni, la cui esperienza e il cui fiuto sono il valore aggiunto dell'attività investigativa. Si tratta di uno dei più importanti sequestri nella provincia padovana degli ultimi anni. L'interessato, 30 anni, origini albanesi, con piccoli precedenti, si trova a Padova da alcuni anni ed è coniugato con una donna rumena, commessa di professione, con cui vive alle porte della Città del Santo. Per alcune settimane gli agenti lo hanno pedinato secondo tecniche tradizionali di indagine ed il blitz è scattato quando l'uomo si è appartato in una zona lontana da occhi indiscreti. Secondo gli inquirenti, sarebbe uno dei più importanti grossisti, dunque punto di riferimento dell'attività di spaccio nella città e in provincia. I colleghi hanno fatto quello che era la vecchia polizia, quello che faceva la vecchia polizia, cioè non sfruttando le nuove tecnologie, intercettazioni, pedinamenti, eccetera, c'erano cose tecniche, ma sfruttando quello che era l'abilità di una volta, cioè avere la conoscenza del territorio, dei confidenti che ti davano la notizia e gli appostamenti lungo l'argine distesi in mezzo al fango, in mezzo agli arbusti, guardando, osservando, arrivando così pian piano a capire dove lui nascondeva, occultava lo stupefacente. Teniamo presente che sul mercato possiamo stimare il valore a circa 600.000 euro, è sicuramente una persona di rilievo per la piazza padovana. Lui era sicuramente uno dei vertici dell'organizzazione, adesso compito nostro è capire a cascata chi fossero i suoi acquirenti.